Ci sono delle volte in cui il risultato passa in secondo piano. Le Stelle Marine hanno stravinto 93-68 contro la Nanni, consolidando il primo posto in classifica. Ma al Palazzo Balneari gli occhi erano tutti puntati su Marco Cristofari. Il capitano dei biancoverdi, 35 anni da compiere, 29, trascorsi indossando la maglia delle Stelle, ha disputato la sua ultima partita. È un addio o un arrivederci? Perché qui sono tutti preoccupati. Ma diciamo, vorrei tanto fosse un arrivederci. Chiaramente se il lavoro me lo consentirà cercherò di essere presente in ogni forma, in ogni modo con la squadra, però al momento diciamo che è un arrivederci alla prossima stagione per ora, sicuramente. Sulla spalla vedo che hai un astronauta, credo. No. sarei io da piccolo con il numero 4 tatuato, con la maglietta delle Stelle tatuata. Quindi già da piccolo ti vedevi così? Sì, beh vabbè, ci sono cresciuto con questa passione, ho passato 29 anni qua dentro, è difficile dire addio, non lo vorresti mai dire, infatti farò di tutto il possibile per poter tornare a giocare qua. Sta seguendo le mie orme, spero che continuerà fino insieme a me il più possibile, perché quest'anno è andata così e ringraziando il cielo per quanto riguarda la questione sportiva saranno 4 mesi, quindi l'appuntamento con Marco sarà il prossimo anno per ricominciare una stagione qua dentro come abbiamo sempre fatto come hai detto te, da quando siamo bambini. Abbiamo giocato comunque una bella partita, ma ci tenevamo a fare appunto una buona prestazione davanti al nostro pubblico, ci tenevamo a concludere bene, anche perché oggi purtroppo è una giornata anche un po' triste, nel senso che comunque il fatto di Marco Cristofari, che purtroppo per motivi di lavoro non sarà più dei nostri per un po' di tempo, questa sicuramente è una notizia brutta, perché Marco più che un giocatore secondo me è un pilastro di questo gruppo, di questa società. Grazie a questo successo le Stelle Marine consolidano il primo posto in classifica e puntano dritto verso i playoff. Da Ostia per Canale 10 Sport, Valerio Nasetti.